Tanta rabbia, ma questa è una cicatrice che fa fatica a rimarginarsi. Io poi digerisco male perché preferisco sempre quando sono battuto e perché gli avversari lo meritassero sul campo e in relazione a quello che avevamo visto, specialmente dopo aver visto un primo tempo del genere era impensabile uscire con un risultato negativo. Ci deve far male per spingerci a far qualcosa in più, tutti noi, e soprattutto ci deve aver insegnato che quando prendi uno schiaffo del tutto inaspettato devi saper reagire, devi continuare su quelle che sono le nostre certezze e continuare a fare quello che nel primo tempo ci aveva permesso di creare tantissimo. L'Imolese è una squadra estremamente fastidiosa. Conosco tantissimi calciatori per averla allenato, conosco e nutro grande stima dell'allenatore, conosco il direttore sportivo, io so che sarà una partita difficilissima. È una squadra che sta facendo molto bene, è una squadra che gioca bene, una squadra che sa fare la prima costruzione, ha giocatori estremamente tecnici, è una squadra che sa mettere pressione in ogni zona di campo. Quindi è una partita che secondo me può venire fuori molto bella perché sono due squadre estremamente propositive. Poi è chiaro che quando una squadra vince a Viterbo, pareggia col Cesena, pareggia col Siena, è chiaro che all'interno della rosa hanno dei valori, sennò questi risultati non li fai. Noi l'anno scorso a Caserta vincemmo la prima partita alla settima giornata del campionato. Io so per certo che quando una squadra cambia metodologia, cambia modo di pensare, cambia modo di giocare, ci possono essere questi tipi di inciampi. Non siamo 11 calciatori che pensano con la stessa idea in maniera immediata e quindi si possono creare questi tipi di situazioni, ma a me assolutamente non mi preoccupa affatto. Ho già detto che tutto ciò che abbiamo visto, tutto ciò che abbiamo analizzato e studiato ci fa capire che la direzione intrapresa è estremamente positiva e sappiamo benissimo anche per statistica che poi con questi numeri qui poi la squadra è orientata a risalire in classifica perché tutto torna. E anche l'anno scorso è la stessa analisi che facemmo a Caserta e poi nel girone di ritorno fummo una delle squadre che fece più punti di tutti.